raccolgo quella che è una provocazione, e condivido tutto quello che è stato detto prima, però il mio direttore generale dell'ospedale in qualche modo mi ha provocato una riflessione, cioè sulla reale prospettiva futura di Aido. Ed è vero, tutti condividiamo la speranza che un giorno Aido non serva più. Questi tempi però mi hanno indotto anche una riflessione e mi riferisco proprio alla campagna anticulturale di chi non vuole il vaccino, non vuole quindi non accetta le proposte della scienza. Oggi Aido serve molto per spingere ad esprimere la volontà a donare. Domani potrebbe servire se quasi tutti gli italiani che possono farlo dicessero di sì all'ipotesi di donazione, potrebbe servire come associazione che affianca le istituzioni per tenere viva la proposta culturale, emotiva, emozionale, se vogliamo, ideale della scelta. Perché